Dell'organizzazione Enzo Eccoci. Amantini. E queste sono anche tutte le maglie che poi vengono distribuite in base ai piazzamenti. È una gara che nasce con il buon segno, intanto quello del bel tempo, e poi con tutte le maglie che vengono appunto assegnate, quella bianca e rossa per il primo classificato, quella verde come di consueto, ecco vedete, per i campioni della montagna, azzurra la classifica dei giovani, gialla per gli stranieri e bianca per i traguardi volati. Insomma, una lotta nella lotta. Sì, una lotta nella lotta. Facendo una panoramica sull'elenco dei partecipanti, ritengo la Palazzago, qui intanto siamo sulla prima salita della giornata, Canoscio, la pendenza media dell'8%, quindi è una salita abbastanza impegnativa da ripetere 4 volte, anche se la distanza non è una grande distanza, 2200 metri ogni passaggio, però la salita è impegnativa, si fa sentire. Di queste parti è anche Fred Morini, corridore in Gerolsteiner insieme con Davide Rebellin, poi causa un incidente costretto al ritiro. Ecco ancora l'arte, la cultura che si interseca con lo sport. E poi vedete la tranquillità, la calma, la serenità anche di queste zone. Ricordiamo anche che di Città di Castello anche Monica Bellucci. Lo sapevo che arrivavi lì, Gigi. Beh, abbiamo una bella rappresentante che ci fa bella figura in tutto il mondo, è bene ricordarla ogni volta. Patrick Shaw intanto della Fracor Modolo. Si forma una coppia al comando. Questi è Kashtan del Gabbiano, ancora con il 119 Cristiano Colombo, che fa parte di questa formazione della Palazzago, che a tuo dire, giustamente, credo, è anche la formazione di riferimento. Poi alla fine, ecco, qui vediamo un altro rappresentante, si tratta di Dimitri Kolod, e si forma dunque un drappello adesso in testa. Li vediamo anche con il dorsale 41 Alexander Filipov, proprio del gruppo Lupi. Ecco il drappello in questo tratto di salita. La strada si fa impegnativa, la pendenza è intorno al 6%. Sì, i corridori più forti in gara, oltre a Stefano Pirazzi, Alessandro Trotta, Simone Campagnaro, Salvatore Puccio, Marco Stefani, Manuel Fedeli, Roberto Cesaro e Paolo Ciavatta in grandi condizioni. Quindi penso che è una corsa che si addice alle possibilità di questi ragazzi. Infatti le squadre si stanno organizzando soprattutto i compagni di squadra dei corridori che ho nominato, per cercare di portare soprattutto all'ultimo giro i compagni di squadra, che sono oggi i capitani della squadra, in ottime condizioni. Gigi, tra le varie squadre non ho citato la Bedogni Grassi, non ce ne vorranno i responsabili di questa formazione, è stata naturalmente una svista. No, non capita. Qui non ci sono favoritismi per nessuno. Allora si va avanti. C'è anche la formazione di Rodolfo Massi, che ho visto lì davanti e che non l'avevo citato. E questo non ci voleva, la pioggia in questo momento non ci voleva, anche se in questo tratto abbastanza sicuro, non ci sono curve. Però potrebbe essere molto, molto, molto pericolosa la pioggia per quanto riguarda la discesa dopo l'ultimo Gran Premio della montagna. Sì, qui siamo nel tratto di respiro, di fatto, in attesa poi dell'ultima asperità, quella che i corridori dovranno affrontare. Ecco, vediamo il plotone degli inseguitori, un gruppo peraltro, Gigi, abbastanza nutrito, anche se davanti sono in 10. Dietro sono tanti, sono almeno 60-80. Sì, infatti c'è stata già una bella scrematura. Dei 183 corridori partiti ne sono rimasti 70-80 circa, quindi queste salite che ci sono state hanno fatto una grande selezione, ma la farà ancora di più l'ultima salita, dal momento che è posta ad appena 20 km dall'arrivo. Da segnalare anche gli ultimi 3 chilometri abbastanza impegnativi, soprattutto a 2500 metri dall'arrivo, presenta uno strappo di 300 metri, pendenza 20%. Intanto vediamo Michele Daross, proprio della Bedogni Grassi, che nasce da quella gloriosa Grassi Mapei, che poi si è trasformata nel corso del tempo. Grassi è rimasto nell'ambito del ciclismo, mentre Mapei abbandonato, ma il cuore credo di Squinzi è rimasto sempre nel ciclismo, anche se di fatto sponsorizza la nazionale di calcio, no? Però il suo cuore batte per il cimo. Batte per il cimo, ma quest'anno è stato vicinissimo, sì. al ritorno
c'è stato un momento in cui, se non fosse entrata in scena la Liquigas per acquistare Ivan Basso, sarebbe ritornato come sponsor la Mapei per la squadra di Ivan Basso. Peraltro tutto questo era stato segnalato anche da Tutto Bici, no? Che è una rivista con cadenza mensile, una delle riviste naturalmente più forti, ma anche più apprezzate in campo ciclistico, che segue anche da vicino il settore dilettantistico. Sì, c'è Tutto Bici e BS, che sono le riviste che seguono di più anche il mondo dilettantistico. Tra l'altro direi che io consiglio a tutti i corridori, i ragazzi, di comprare queste riviste, perché è importantissimo, sapere le storie degli ex corridori, coloro che sono diventati grandi facendo un ciclista. Vabbè Gigi, adesso hai l'abbonamento gratis per un anno. Ma guarda, io li compro i giornali, no, devo essere sincero. Sì, ma li compro tutti, Alessandro, non c'è soltanto, c'è anche Cycling, un altro mensile. Io sono tre mensili, per me, che compro tutti i mesi, perché mi aggiorno continuamente, anche leggendo questi giornali posso trovare alcune cose che magari poi posso ripetere durante le corse. Torniamo alla corsa, appunto. Sì, la corsa sta entrando nella fase più impegnativa, Alessandro, siamo in vista proprio dell'ultima salita, quindi... Due uomini della Bedogni Grassi, con Andrea Lupori e con Richard Port, questo corridore australiano, classe 1900, eccolo qui, 85, che è insieme con Paolo Ciavatta, lo vediamo. Il gruppo dell'inseguitore adesso è forte di una cinquantina di unità, non di più, certamente non di più. Quindi l'ultima salita ha fatto la selezione che si immaginava, rimangono di fatto in corsa in 50, Roberto Cesaro va a chiudere questo plotoncino di coloro che sono avanti. Certo è che a questo punto la Bedogni ha una bella chance, quella di avere due corridori e quindi di poter eventualmente chiudere o di lanciare uno dei due. Beh, è importante nella parte finale avere due corridori che possono fare il gioco di squadra, quindi l'ultimo passaggio. Esatto. Si guardano, si controllano, Cesaro, quindi Ciavatta, eccolo qui Cesaro, che fa parte della Ginestra Ceramica Il Gabbiano, e il gruppo però che sta per rinvenire. Non manca molto la conclusione, siamo davvero in prossimità delle ultime pedalate, tentativo per Richard Porte, mentre occhio Roberto Cesaro, quando si rende conto che il gruppo potrebbe rientrare, cerca di allungare lui, senza preoccuparsi degli altri, incurante assolutamente di quel che può accadere alle spalle, ed è giusto che sia così. Se vuole vincere deve provarci, altrimenti niente da fare. Rimangono in tre, un quarto corridore si è staccato a questo punto, probabilmente il secondo della Bedogni, quindi Andrea Lupori, mentre rimane avanti, se non sbaglio, Porte. Adesso attende, è proprio lui Porte. Quindi Ciavatta e Cesaro, si forma un terzetto al comando, l'altro rappresentante della formazione, questa di Porte, si è staccato definitivamente. Per fortuna non piove più, vedete l'asfalto si è anche leggermente asciugato, il gruppo non è lontano, è un centinaio di metri, ma siamo davvero in prossimità della conclusione. Gli immediati inseguitori in questo momento a 12 secondi con Manuel Fedele, del gruppo sportivo Donardi. Sta per partire la volata, però Gigi, ci provano ancora. Siamo nel tratto più impegnativo, i 300 metri di salita di cui parlavo, pendenza 20%. E poi arrivo. Eccolo. Paolo Ciavatta allunga proprio in quel tratto e nessuno lo raggiunge più. Dunque trionfa un corridore della Monturano Civitanova. Ed è Paolo Ciavatta, secondo posto per Roberto Cesaro, esatto, terzo per Julian Port. Mentre aspettiamo anche il gruppo che viene segnalato vicino, eccolo lì, c'è Volatona. Vediamo un pochino. La volata del gruppo viene vinta da Manuel Fedele davanti a Stefani e Puccio. Allora ripetiamo, vince Paolo Ciavatta davanti a Roberto Cesaro e Julian Richard Porte. È tutto.
Grazie Gigi Sgarbozza per il commento e Alessandro Carusi per la parte tecnica. Da Alessandro Fabretti, appuntamento alla prossima settimana. Sofia.